Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels e sulla storia di Velopendula. Io sono Paolo, lei è Mary e oggi andiamo avanti in Broken Age, che ho come la vaga impressione che sia per giunto al secondo episodio senza dircelo. E quindi in realtà che noi siamo arrivati al che ci aspettino altri sei episodi in tutto. Fantastico, quindi andiamo avanti. Cioè, siamo a metà adesso, hai capito? Ma sei il secondo episodio, come fai a essere a metà? Perché sono due episodi. Hai detto che sono sei? No, sono sei episodi nostri. Sono due episodi fuori. Ma Broken Age sono solo due episodi? Sì. Sicuro? No. Poche idee ma confuse. Salve! Benvenuti su Unnecessary Pixels. Brava, vedo che hai imparato. Allora, sei pronta a uccidere Mok Chotra? Sì. Allora, dammi il mouse. Vuoi tu il mouse? Sì. Addirittura tu il mouse vuoi? Voglio io il mouse. Vabbè. Allora. Se non sei capace, però dillo. No, è che è un filo corto. Scusa, Tiene il filo corto. Allora, noi in tutto abbiamo... un culo pesca qua. Un culo pesca? Sì, un culo pesca. Una scala con le carminuvole. Delle altre carminuvole. Un pezzo di vetro. Una scultura pop. E un tronco. Che sicuramente dovremmo riportare allo falegnamino. Per farci lo sgabello. Ah, vedi che sembri scemo ma non abbastanza. Ok, andiamo di qua. Con questo abbiamo già parlato, è inutile. Ma davvero, abbiamo già parlato con queste signorine. Oh, siamo arrivati in un posto fantastico. I tributi di Mok Chotra sono tutti dei deficienti. Non mi spiego come la mia... l'intelligenza di Vella sia sopra il 50, perché non si capisce. Un'estranea vedente... Non così in fretta. Dannazione, abbiamo finito il gas lacrimogeno sacco. Usa i bastoni. Oh! Il dio dell'occhio oscuro non vede nessuno. Ciapa lì, porta a casa. Il dio dell'occhio oscuro non vede nessuno? Sì. E te credo, non ci vede niente, è ovvio che non vede nessuno. Difatti non vede nessuno. Non si può sfuggire alla sua non vista. Chi siete voi due? Io sono Down dell'occhio oscuro e questo è Courtney dell'occhio oscuro. Ciao. Cos'è questo posto? La piramide dell'occhio oscuro. Tomba del dio dell'occhio oscuro. Noto una certa... Come se non lo sapessi. Ciappa lì e porta a casa. Chi è il dio dell'occhio oscuro? Il messia è venuto dal cielo. Ma che ma tutti hanno un messia. Portatore di oggetti miracolosi. Un giorno tornerà per restituirci la vista e cominciare la battaglia di Vulgentol, che è una marca di colla, credo. Mm-hmm. O forse una cosa contro il raffreddore. Il vostro dio per caso vi ha portato oggetti miracolosi tipo armi? Visto che ho la fissa da ammazzare Mok Chotra. Tipo che potrebbero abbattere un mostro gigante? Il nostro dio ha questo potere e molti altri ancora. Fa anche le frittelle, probabilmente. E il caffè. Cioè, davvero non sappiamo neanche metà delle cose che fa. Avete detto di aver perso la vista? Del tipo che se passo... Già, è quello che succede quando ci si accecca. Oh, cazzo! Se il dio dell'occhio oscuro non ha bisogno della vista, allora non ne abbiamo bisogno neanche noi. Frega di Broken Age. Sì. E che ha questi disegni cartunosi simpatici. Sì. E tu dici. Cos'è che dici? E tu dici. È proprio così che ho detto io quando ho visto i disegni cartunosi simpatici di Broken Age. E invece sti cazzi! Cioè, il computer paranoico che ti spia. E l'altro che sembra che ti stia aiutando invece ti sta facendo sabotare la nave.
e Mob Chotra che ti mangia, e tutte le minorate mentali, e questi qua che si accecano, e che cazzo! E così è un... Dovevano vietarlo ai minori di 18! Ma scusa, ma io non dormo più dopo una cosa del genere! Vabbè, ma si sono solo accecati, dai! Ma perché è normale, no? Cos'è la battaglia di Bulger? Dipende come si sono accecati. Non lo voglio la battaglia finale tra umani e Mog. Wow! La fine della nostra epoca, perché perdiamo. Mi pare interessante. Posso entrare? Mi hanno appena detto di no. Però io sono paziente. Tu sei molto paziente con tutti i deficienti con cui stai parlando. Vuoi invadere il più sacro di tutti i templi? Perché? Non lo so, fa scena. La scena mi piace. Davvero? Non avevo idea. Siamo ciechi. Non ci vediamo. Oh, scusate. Ma nessuno entra nella piramide dell'occhio oscuro. Nessuno tomba del dio dell'occhio oscuro. A meno che non risolvano l'indovinello di Yorn. Che sembra un cereale di quello. Oh sì, se lo risolvesse le sarebbe degna in effetti di entrare nella piramide dell'occhio oscuro. Una roba tipo martello di Thor. Nessun problema. Qui hanno già messo i dialoghi per dopo. Perché potresti ricordarmi un'ultima volta l'indovinello di Yorn. Dimmi sto indovinello. Dai, voglio proprio vedere. Sempre mi fai cadere quando arrivo alla maturità, dolcezza cullata dal vento, che torno con il tempo, che torna con il tempo. Un figlio risorgerà dal letto suo rivolto, dal nocciolo della questione andrà molto dopo che sarò morto. La? Pesca! Pesca! Portaci a soluzione, potrà accedere alla piramide. Va bene. Beh, mi serve qualcosa in generale? Ma così, già che sono qua? Del tipo? Qualcosa da leggere? Ma mi piace, bella, è simpatica! Guarda, come 740 direi! Scusa, hanno inventato il braille, l'avranno inventato anche per loro, no? E che cazzo! Sarà! Nell'altro gas lacrimogeno sacro? Oh sì, ecco, brava. Ciapa lì. E porta qua. E riempi. Sì, gentile, riempimela. Grazie. Ciao. Ciao. Ci sentiamo dopo. Giustamente. Perché non ci vedono. Dio mio. Che simpatico. Dai a pesca, va. Ma vogliamo entrare già subito? Si sta grattando la schiena. Ci abbiamo la pesca, diamogliela, via. Ma non gli abbiamo riempito il gas lacrimogeno? Sti cazzi, quello non serve riempirlo, serve per averlo, per riempirlo poi di acido e sputarlo su Mog Chotra. Abbiamo solo queste tonaca nel caso di farle diventare appiccicose. È la soluzione al tuo indovinello? Ma è soltanto un frutto, con dentro un nocciolo! Oh mio Dio, è così semplice! Come abbiamo fatto ad arrivare? Ma pensa tutto il giorno a pensarci! Ma cosa c'entra con la piramide? Niente. È solo qualcosa che ci ha detto stamattina a Becky Yorn. Penso di essere così intelligente, non vedo l'ora di rinfacciarglielo. Quindi ora posso entrare? Certo, come vuoi, accomodati. Io non ho capito. Io entro, ok. Così. Beh. Sorculliamo un po'. Io vedo già cosa dobbiamo fare. Sì. Illuminami. Lo sapevo. Perché? Te la sei, me la servi, io non posso, sarebbe mancanza di rispetto, non, salute, non servite. Sulla sinistra, sulla destra c'è un coso a forma di scultura pop.
chi è che occhio? Questo? Sì. Aspetta, allora. Mi chiedo cosa voglia dire quel simbolo. Immagino che qui sia dove hanno sepolto il loro antico dio. Intanto, dio che muore. La cima di questa piramide è trasparente, che cosa strana. Di nuovo quel simbolo. Chissà cosa dovrà andare. È incavato come una nicchia, ok. Non so se c'è qualcos'altro di particolare. Che strane forme ci sono da queste parti. No, no, non volevo uscire, scherzavo. E purtroppo invece sei uscito. E non puoi più entrare dentro, l'hai perso. Boh. Sì, ok. Allora, inventario. Te. Voilà. Voilà. Sei contento? Ta-da! Trick. Va che succedono delle robe in questo episodio, eh? Oddio, è Shy. È una astronave. Bah, ho un sapore di morte in bocca. Ehi, ehi, trovate il mio router di comando dei circuiti, fantastico. Ora posso far partire la nave e tornare a Loruna. Sei il dio dell'occhio scuro? Che cosa imbarazzante. Gli autoctoni mi hanno chiamato così quando la mia astronave si è schiantata qui. E io sono stato al gioco, sai com'è. Dio. Sei davvero morto? No, sono solo stato in ibernazione per 300 anni. Immagino che tutti gli autoctoni che ho conosciuto all'epoca ormai siano morti. Che sollievo, non ci andavo d'accordissimo. Meno male, morti tutti. In parte il motivo per cui mi sono ibernato, a dirla tutta. Quindi siamo in un'astronave. Non mi sembra convinta, Bella. E solo il ponte di osservazione superiore. Il resto è nascosto sotto. Dovrò sistemare altri cablaggi prima di potervi accedere. Cos'è Loruna? Quello è il mio pianeta natale, o almeno lo era 300 anni fa. Chissà se c'è ancora, vedi? Cosa servono tutte queste attrezzature? Questo è il ponte d'osservazione principale della mia nave, quindi questi aggeggi cercano segni di vita o mondi abitabili, qualsiasi cosa di utile per la mia missione. Qual era la tua missione? Anche tu. Operazione Dandelion, Dandelion. Dandelion? Sì, c'è l'indio. Questa zona deve darci una nuova possibilità in una nuova casa. Ma invece ci siamo schiantati qui. Pam, così, di punta proprio. Come si è schiantata la tua strada? Di punta. Non voglio pensarci, ma potrei essere stato io. Ho provato a manomettere i controlli della nave per pilotarla. Poi è successo qualcosa di strano e mi sono trovato qui. La strada di cui mi hai parlato ha delle armi? Ehi, wow. C'è un gigantesco mostro che distrugge i villaggi e divora ragazze, potrebbe aver già... Tutta la mia famiglia potrebbe essere... Insomma, voglio eliminare un mostro. Mi aiuterai? Cioè... Certo, ti devo un favore. Ma che io sappia, la mia nave non ha armi. Cercherò un po' in giro dopo aver riparato questo affare e ti farò sapere. Posso darti una mano? Dipende, te ne intendi di navi spaziali? Usciu! No, sono una fornaia di dulce. Dulce ha qualcosa a che fare con acciaia? Quando sono atterrato qui la prima volta c'era questa città di nome Acciaia che terrorizzava gli autoctoni. A quanto pare pullulava di cattivoni. Prego di nulla. Grazie per aver trovato il mio router di comando dei circuiti. L'ho perso durante l'incidente e non riuscivo più a trovarlo. L'ho disegnato per gli autoctoni e continuavano a dire loro datemelo, datemelo. Dopo qualche anno non ho potuto fare altro che mettermi in ibernazione con la speranza che qualcuno di più intelligente potesse trovarlo. Ok, ci vediamo dopo. Adesso io ti inviterei a guardare i triangoli. Cioè, tu sostieni che questo è Shy, vero? Questo è Shy di sicuro. Sicuro, vero? Anziano così. Secondo me sì. Ha detto che ha cercato di manomettere la nave. Può essere. Perché?
Brava, io cliccherei su quelli perché secondo me gli si incastra molto bene il vetro. E rimetti a posto quello a spirale laser, serve a generare la luce per il... Questo sono pulendo, certo. Quindi puoi rimettere il vetro adesso. Ma non rimettiamo a posto. No, spirale laser ci servirà a fare dell'altro. Attenta con quel dispositivo, se montato in maniera errata potrebbe essere distruttivo. Colori. Ehi, quello è il mio quarto amplificatore, è stato di quello, come faccio a leggere i dati del raggio di ricerca? Scusa, vado a cercare uno nuovo. Lascia perdere, l'unica cosa che mi interessa è andarmene da qui e non mi serve un raggio di ricerca per quello. Ok. Ma quindi puoi staccare adesso la lancia da sopra? Il vetro quello lì? Poi puoi metterlo sotto. Sembrerebbe che tu stia quasi cercando di surriscaldare la mia nave. Non credo che a Curtis questo mancherà. Il vetro. Non male a dirla tutta. L'hai anche messo nello slot giusto. Vedi che si metteva sotto perché c'era il vetrino che amplificava la roba. Ok, quindi sopra ci devo rimettere la roba, no? Beh. Per il momento no. Per il momento freghiamocene. Però noi Shai ce l'abbiamo ancora qua, eh? Perché magari non siamo ancora arrivati lì con la sua linea temporale. Ma guarda, guarda. Dai, è lui. È Shai, per forza. Non dico di no. E che cacchio. Non dico di no. C'ha anche le maniche corte, vabbè. I pantaloni fatti a maglia. Sì. Sì, e lo so, potrebbe. Va bene, quindi io me ne vado, essenzialmente. Io credo sia ora di farsi fare lo sgabello. Ma perché c'è questa fissa che devi farti fare lo sgabello? Non so, si può. Non vuoi lo sgabello tu. Ma quindi che cosa dobbiamo fare esattamente adesso? Cioè noi dobbiamo uccidere Mokchotra. Lui ha detto che ci aiuta a uccidere Mokchotra. Per adunarmi, quindi dobbiamo trovare un modo di usare questa roba in maniera utile. Beh, abbiamo il gas lì, repellente, questo, quell'altro. Il gas è finito, dobbiamo riempirlo. Io ti direi che adesso, passando da sotto, dove c'è l'esca per pesci, anch'io pensavo la asciughiamo col gas repellente e ce la spruzziamo tutta addosso. No, ti prego, davvero? Io direi. Ma e in questo che cosa dovrebbe aiutarci? Tireremo Mokchotra. Per quale motivo? Perché Mokchotra ci ha detto che ci piace tanto la puzza di pesce, l'odore di sudore. Ho capito, però subito no. Beh, intanto riempiamolo. Vedi? Alla fine quando non potrebbe farmi comodo. Questo potrebbe anche servire a scacciare il serpente. Ok, va bene. Ah, è vero, magari il serpente. Ma in realtà ce lo spruzzeremo addosso facendoci molto schifo. Sì, suppongo che sarà così. Dai che voglio il mio sgabello. Va bene, andiamo a farci fare lo sgabello. Possiamo anche spararlo contro l'albero per farlo vomitare e prendere la linfa. Ma non abbiamo il secchiello. Beh. Ok. Ok. Quindi togliamo da Curtis e cerchiamo di farci fare Azzarola che sprint. Hai visto come corre Veluria? Anche un maiale se arrampicarsi su un albero si è adulato. Questa è nuova o è lavata con perlana? No, è molto vecchia. Diamogli lo sgabello. No, dagli il tronco. Ciao. Ciao bello. Ciao bello. Ah no, scusa, dopo Curtis. Eh no, mi sono dimenticata che devo... Occhio agli alberi, bella, che ti possono cadere... Attenta ai tronchi. Lì abbiamo un parlante! Oh, e poi così liscio. Sgabello in arrivo. Cosa? Che sollievo. Ora sì che mi sento meglio. Grazie per avermi aiutato a sbarazzarmene. Voglio che lo abbia tu. Davvero? Grazie! Nessun problema, mi piace distribuire campioni.
scusa, ma perché lei ha avuto quel momento di... No, non ho capito. Credo che sia un gioco di parole con l'inglese. Ho paura se è un gioco di parole con l'inglese. Sì, perché non... Però se ora qualcuno abbiamo... di voi l'ha capito, ce lo faccia sapere. Oggi abbiamo uno sgabello, però. Il livello di sti cazzi sale. Cosa ce ne facciamo di uno sgabello? Non lo so. Ma il serpente... Tu hai passato al di là del serpente, vero? Sì. No? E che ci dobbiamo fare a Andiamo a vedere se possiamo passare al di là del serpente. Allora, il frutto l'abbiamo usato. Le camminuvole. Servono se vogliamo tornare indietro. Su, tra le nuvole, a parlare ancora un po' con le persone intelligentissime che ci sono su dalle nuvole. Ok, allora, a questo punto... Il problema è che noi il serpente non lo vediamo. No, però possiamo spruzzare il coso, vediamo se c'è qualcosa di interattivo su cui spruzzare il... Vedi, c'è quello per esempio. Boh, proviamo... Credo che non dovrei farlo. Forse meglio di... Su di te puoi spruzzartelo. No, non voglio diventare un'esca per gabbiani. Però magari facevi schifo al serpente. Sulle... sopra si può? Sull'albero, no, con lo spruzzacoso sull'albero, tipo. Per stannare il serpente, no. 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 Quindi abbiamo uno sgabello, un coso romboidale che non so cosa possa servire. A cosa serve il coso romboidale? Scusa. Quella cosa che abbiamo preso. La spirale laser. Credo che dovrei rimetterla a posto. A meno di dover proprio ridare lo schifo coso pieno. No, perché non è gas soporifero e puzza. Però possiamo andare a spruzzare qualcosa le due simpatiche. Ma perché? Per salvare la vita. Di chi? Di quelle due simpatiche ragazzine vestite da polipo e da totono. Ah, pensavo stessi parlando del... dei guardiani. No, parlavo dei tributi. Io voglio il film di Broken Age. No, è già abbastanza inquietante, grazie. No, voglio assolutamente il secchiello del tipo. No, adesso cosa facciamo? Facciamo vedere lo sgabello a questo. Perché? E così si impressiona e vomita la linfa. Ma non abbiamo niente per tirare su la linfa. Vabbè, poi ci preoccupiamo dopo, intanto vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Perdonami per quello che devo farti. Oh mio Dio, quella è carne d'albero mutilata. Sassina! Vedi, Curti stacca la parte più esterna della corteccia per arrivare alla parte più morbida. Poi immerge il tutto in un acido. Prima di cominciare a incidere. Oh scusa, ti ho fatto impressione. Mostro. Diventa sempre più densa. Roba forte, non giocarci, sassina. Non ho lo schifo. Non ho niente per raccoglierla. Strano, per una volta non ho un coltello dietro. C'entra coltelli. Hai sempre di coltelli, bella, sempre di coltelli appresso. No, Secondo me ne trovo qualcosa con cui raccogliere quella fare lì. Infatti. Ma la spirale laser non servirà a raccogliere quei cosi lì. No, eh. C'è bisogno del secchiello. Secchiello. Del tizio. Andiamo a prendere il secchiello. Cos'è che ci dava in cambio del secchiello? Cos'è che volevi in cambio del secchiello? No, era... diceva che l'hairstylist l'aveva conciato così e voleva rimanere così. Ti ricordi che aveva letto Magnifico? Vabbè, proviamo prima con le tizie. Vai, spruzzale di merda. Spruzzale di... Allora. Oh, ma perché... E tu clicchi sul... No, sbaglio. Tu clicchi. Quale delle due? Quella di là, tonno. Questa? Sì. Thank you.
che schifo, Drucilla, come se non sentissi l'odore. Ok, stavolta non sono stata io davvero. I gabbiani, vedi che i gabbiani. E per le piume che abbiamo preso per i nostri costumi, potete riprenderle. Okay. Ah, forse dovevamo farlo dopo, però. Quando c'era Molciotra. No, no, non è, se non puoi farlo in un momento non te lo fa fare, non c'è, faccio l'ordine sbagliato, non esiste. Va bene. Prova a cliccare su di loro, vediamo se tipo hanno perso degli ami, delle cose, delle robe. Non preoccupatevi, ci penso io. Ok, possiamo parlare con l'omino per dirgli che non si può fare il banchetto delle fanciulle perché lui non ha più fanciulle. Maresciallo Dune? No. Riproviamo. Posso averlo? Certo che no, è parte integrante del mio look da prossimo sito. La costruzione faceva meglio. Ah, la sabbia si sgretola come il mio ego. Quelle fagioli non condivideranno la rovescia con me. Ma è terribile. Lo so, non me ne vogliono dare neanche una goccia. No, intendo che è terribile che tu sia così sleale. Nessun profumo sarà mai in grado di coprire la tua scarsa sportività, signorina. Vergognati, signorina. Si vergogni. Ti lascia i preparativi del banchetto. Sì, sì, quelle fanciulle non si metteranno a disposizione da sole. Signorina. Ci siamo allenati di nuovo. Ma è anche finito il tempo dell'episodio. Pure. Eh sì. Vola il tempo quando si gioca con velo pendula. Io ti concedo ancora di andare a piantare, rimettere su il rettangolo amoroso da. Dici? Ma quindi. Rieccola, ci parlano i cosi. Ma la mia domanda è. Ma chiudiamola qui, perché poi se succede perché qualcosa dobbiamo seguire, invece dobbiamo fermarci con l'episodio. Perché la possiamo prendere se non la possiamo usare? Ah, non lo so. Ci sta chiaramente dicendo che dobbiamo mettere al contrario. Hai detto prima che questo l'abbiamo messo nel posto giusto. Appunto. E ci sta dicendo che se la mettiamo nell'altro senso, sul riscalda il raggio, potrebbe essere un'arma il raggio sul riscaldato. Wow. Hai visto che bravo che sono. Va bene. Vabbè. Proveremo la prossima. Siamo volta. Per giunti a questa situazione con velo pendula. Dateci, se non avete giocato Broken Age, dateci dei suggerimenti su cosa fare dopo. Se avete giocato Broken Age, Luca, sto parlando con te, state zitti in un angolo, in silenzio, bravi. No, Luca, non so chi sei, ma mi stai già simpatico. E poi andiamo avanti. La prossima volta andiamo a vedere subito Shai come sta. Esatto, perché con adesso che l'abbiamo rincontrato. Quindi tutte le fans di Shai stiano tranquille che la prossimo episodio ci occupiamo di Shai. Che è già l'uomo trecentenario lì. Shai è delle fans. Ah sì? Sì. Molto preoccupate. Intesi come farmaci. No, proprio delle fans. Se tu vedessi sono proprio tutti quelli che chiedono, ma Shai dov'è? Sono preoccupatissima per Shai. Vabbè. Grazie per averci seguito, ci vediamo al nostro prossimo video, al vostro prossimo video non lo so. Se vi piace quello che facciamo dovete Suscrivervi. Non tanto di sorpresa, non se la e condividere il video. Se non vi piace quello che facciamo dovete farvi un po' i cazzi vostri.
Detto questo, nessuno vi obbliga a vedere il video. No, no, assolutamente. Ciao! Ciao.